Guardate questa copertina, credo di aver creato qualche problema nel 2012 a un giovane start-upper proprio con questa copertina. Matteo Achilli, fondatore di Egomnia, benvenuto a Economy Up. Grazie a voi per l'invito. Ecco, nel 2012 avevi soltanto 20 anni, il Corriere della Sera ti dedicò un importante pezzo per raccontare la tua storia, io fui colpito dalla tua storia e ti dedicai questa copertina su Panorama Economy. Ecco, da quel momento ne ho sentite e ne ho viste di tutti i colori su di te. La redazione ha riunito un po' in un video tutto quello che è accaduto in questi 3 anni. Vediamolo insieme. Si odia o si ama? Lo slogan di uno spot di qualche anno fa torna in mente di fronte al percorso di Matteo Achilli, il giovane fondatore di Egomnia. Lo Zuckerberg italiano, come è stato definito, è lo start-upper del nostro paese che forse più di tutti ha diviso e divide senza mezze misure. Le critiche sono arrivate soprattutto in patria. In un articolo dell'agosto 2014, Wired rimproverava Egomnia di aver puntato su una tecnologia non ancora valutabile e di aver rinviato diverse volte il lancio annunciato della versione internazionale. Startup Italia, invece, si è concentrata sul traffico del sito, che sarebbe inferiore a quello dichiarato dal suo fondatore. Gli scettici nazionali, però, non sembrano aver danneggiato la reputation internazionale di Achilli, che ha attirato l'attenzione di soggetti più che autorevoli. La BBC, per esempio, che nel luglio del 2014 ha inserito Matteo in questo documentario, The Next Billionaires. I started my company when I was 19, and in little more than a year we have more than 200,000 members only in Italy and 700 companies. La presenza tra i miliardari del futuro è stata notata dal web magazine Business Insider, la Bibbia della nuova economia digitale, che ha collocato Matteo Achilli al terzo posto tra gli under 30 più potenti del mondo. Dopo di lui, nella stessa lista, c'erano personaggi come la giovane premio Nobel per la pace Malala Yousafzai, l'attrice Emma Watson e la superstar della NBA Kevin Durant. Achilli incassa e guarda avanti, e come un personaggio ha messo su YouTube questo cartone animato. Il protagonista, ovviamente, è lui. Addirittura protagonista di un cartone animato, ti sei fatto l'animazione, ma non è che ti sei montato la testa, Matteo, in questi anni? Ma in realtà è un video pensato per fare promozione del brand, dell'azienda e per far conoscere la storia. In realtà quando ho pubblicato quel cartone animato, il canale YouTube di Egomnia aveva forse 10 iscritti e tu sai bene che un video su YouTube, se raggiunge come visualizzazioni la metà degli iscritti, è un buon video. Avrei dovuto fare 5 visualizzazioni. In realtà il video ha superato le 22.000 senza aver promosso il video, quindi semplicemente mettendolo online. Quindi c'è stata una forte viralità e penso di aver centrato l'obiettivo di promuovere la mia idea. Ecco, abbiamo visto nel video che dal 2012 tu hai raccolto un sacco di critiche e molti anche elogi. Che cosa è successo in questi 3 anni? Ma Egomnia divide l'opinione pubblica perché introduce un concetto nuovo nel mondo del recruiting, dell'incontro domanda-offerta di lavoro. Ecco, spieghiamo perché non lo abbiamo ancora detto. Che cosa fa esattamente Egomnia? Egomnia è un portale che aiuta a trovare lavoro o stage attraverso un sistema molto meritocratico, perché dà un punteggio alle persone inserendole a delle classifiche, con tutta una serie di vantaggi per le aziende. Questo punteggio è un'introduzione nuova in questo mercato ed ha avuto il supporto da molte aziende, che ad oggi sono quasi 1.000, e le critiche da alcune persone. Di recente c'è stato un evento a cui hanno partecipato i rappresentanti di assicurazioni generali del World Business Economic Forum di Microsoft Italia. Sono già tuoi clienti queste aziende? Sono i primi clienti grandi, perché fino ad oggi Egomnia è stata gratuita, nel senso che non abbiamo ricevuto nessun finanziamento da quando siamo partiti. Anche volutamente, nel senso che ho cercato di mantenere la proprietà al 100%, quantomeno fino ad oggi, e quindi mi sono concentrato più sul fare i soldi piuttosto che ricercarli. Con un modello di business provvisorio, perché appunto il core business rimaneva gratuito, siamo riusciti a tirar fuori un po' di fatturato, abbiamo reinvestito su noi stessi e adesso abbiamo lanciato la nuova piattaforma da qualche giorno,
dove ci sono i sistemi di pagamento, c'è una piattaforma di advertising customizzata per Egomnia ed essendo la piattaforma pagamento ho contattato aziende che hanno necessità di assumere molto grandi e ho firmato i primi account gold, quindi questi pacchetti per l'utilizzo della piattaforma. Perché pagano soltanto le aziende, non paga chi si registra al sito? Al momento pagano solamente le aziende. Ecco, però sul fatturato, chi in passato recente ti ha criticato dice che tu sei sempre stato un pochino o approssimativo oppure parlavi di un fatturato che non c'era. Tu adesso hai un obiettivo per il 2015, qual è il reale fatturato di Egomnia in questo momento? Ma il reale fatturato di Egomnia si vede dai registri, dalla Camera di Commercio, quindi non è una cosa segreta. Ci sono stati dei disguidi con i media perché mi sono ritrovato a passare da un fatturato di circa 11.000 euro nei primi mesi di vita di Egomnia a un fatturato da quasi 300.000 euro. E quando si è molto giovani e magari si tendono a dire delle cose che poi magari risultano essere non vere o perché un po' di fatturato non è di competenza di quell'anno, è di competenza dell'anno dopo o perché insomma ci sono vari motivi, però io penso che i risultati parlino chiaro. L'azienda è un'azienda in crescita, le banche ci danno supporto perché abbiamo un rating molto alto e in più è una startup che è riuscita a essere, diciamo, avere un profitto sin da subito, quindi spero che il messaggio Egomnia che passi... è già inutile? Egomnia lo è stata da subito, nel senso che l'investimento per fare Egomnia è stato inferiore ai 10.000 euro. E sei andato avanti solo, non è pensabile che tu sia andato avanti solo con 10.000 euro? Infatti non è pensabile, è possibile perché l'ho fatto. Ma non hai avuto altri finanziamenti no. Finora? Ho capito. Ecco, in questa puntata di Economia App si parla dei rischi della eccessiva esposizione mediatica. A te queste presenze, sia nel bene che nel male sui media, ti sono tornate utili o ti hanno creato qualche problema? Ma io penso che, soprattutto in Italia, ricevere anche delle critiche su un prodotto come Egomnia era inevitabile, perché non siamo un paese ancora così aperto alla meritocrazia ed è il motivo per cui io le critiche le ho ricevute, ma solamente in Italia, perché poi fuori dall'Italia Egomnia ha creato un hype gigantesco, lo stanno aspettando in tutto il mondo e non sto mentendo. Poi ho avuto la fortuna, sfortuna, chiamiamola così, di ricevere un'attenzione mediatica sin da subito e non per mia volontà, nel senso che mi sono ritrovato con l'idea giusta al momento giusto e di conseguenza la notizia era una notizia molto appetibile per i media. Quindi chiudiamo, 3 anni dopo quella copertina che ricordavamo, puoi dire che Egomnia adesso è operativa a tutti gli effetti o siamo ancora in una fase beta? Noi stiamo sempre lavorando molto sul prodotto, quindi non posso dire siamo arrivati. Però ecco, 3 anni dopo, una società che è nata da un'idea di un ragazzo di 19 anni, senza realmente opportunità, con un investimento di meno di 10.000 euro e senza nessuno alle spalle, è riuscita a farsi conoscere da tutto il mondo, è riuscita a portare l'attenzione dei più grandi media della terra sull'Italia, ha un fatturato di centinaia di migliaia di euro, ha lanciato una versione nuova, sono più di... Centinaia di migliaia significa 300.000, dicevi poco 300.000, fa. 300.000, sì. Ok, sì. Ha più di 400.000 iscritti solamente in Italia, ha una newsletter che conta più di 100.000 persone che hanno lasciato l'email al di fuori dell'Italia, perché tuttora il sito resta bloccato fino al lancio internazionale, e in più ci sono quasi 1.000 aziende che la utilizzano. Quando è previsto il lancio internazionale? In realtà il lancio internazionale già è avvenuto, non è avvenuto il comunicato stampa, eccetera, eccetera. Però la release c'è già stata. La release c'è già stata, ma solo per 10.000 persone. Quindi abbiamo mandato una password per accedere ad Egomnia a 10.000 persone internazionali a caso. Questo per ricevere i primi feedback e per vedere se la struttura diciamo presenta, certo, dei bug, dei problemi. Nel giro di una quindicina di giorni, questo chiaramente dipende anche molto dai feedback che riceviamo, apriremo l'accesso a tutto il mondo dove faremo il comunicato stampa e invieremo l'email di notifica a queste 100.000 persone che stanno attendendo Egomnia fuori dall'Italia. Quindi diciamo che per giugno ci dovrebbe essere il decollo. Ma il decollo, diciamo la sicuramente per giugno spero di aver già lanciato la versione internazionale e di aver rispettato le attese. Bene, buon lavoro Matteo. Grazie.